Ciao a tutti, siamo qui con Alberto Bertoli e ovviamente vabbè, sappiamo tutti chi è, oltre che un bravissimo cantautore, musicista, direttore artistico e anche il figlio dell'indimenticabile Vai Pierangelo. avanti, vai avanti. E è qui su iMusic Fan. Un saluto per i nostri amici. Ciao a tutti. Allora, raccontaci un po' com'è andata, appunto ieri, no? Hai fatto questo importante evento proprio per parlare dei festival, visto che anche tu adesso, da 11 anni, ne fai uno importante. Com'è andata questa tavola rotonda, questo dibattito e le prossime novità, visto che novembre è vicino? Allora, io qualche giorno fa sono stato al G7, no? Devo dire che è stato più formativo questo, nel senso che ci sono stati dei contenuti, ci sono state delle proposte, è stata una cosa operativa, ora bisognerebbe passare al concreto. Sono molto emiliano io in questo, credo che dovremmo fare delle cose effettive. I presupposti ci sono, la gente, tutti i premi, i festival che abbiamo intorno. Sono tutti della stessa idea e quindi penso che riusciremo a fare qualcosa. E allora, secondo te com'è lo stato attuale del cantautorato italiano? Come se la passa? E a tuo avviso cosa manca, cosa ci vorrebbe? Cantautorato sta benissimo in realtà, c'è un sacco di gente che scrive le proprie canzoni e le canta. Il problema probabilmente è l'uscita, nel senso che noi ci siamo incontrati proprio. Per cercare di dare un circuito alternativo a questo unico faro che è ancora nel 2024 ormai stanca, è la televisione, la radio. Voglio dire, i ragazzi di 20 anni non ascoltano più la radio, non guardano più la televisione. Penso che ci siano delle possibilità. Il cantautorato sta sicuramente molto bene. Ci sono de dei contenuti, però bisogna anche dare la possibilità alla gente di veicolarli. E tu sei appunto direttore artistico del premio Pierangelo Bertoli che si terrà dall'8 novembre. Con un grandissimo nome si parte, Claudio Baglioni. Ci racconti un po' perché la scelta di Claudio e poi anche se vuoi parlarci degli altri ospiti che alcuni sono qua Con al molto piacere. Tempio. Certo. Allora, Claudio Baglioni è sicuramente uno dei più grandi cantautori che abbiamo in Italia. In Italia c'è questa, diciamo, questa cosa che quando ti affibbiano un'etichetta è difficile venirne fuori. Allora, Claudio è il cantante che canta solo d'amore, non è vero? È un cantante molto impegnato e tra l'altro è impegnato anche personalmente nel sociale. Pensate solo a Ocean. E comunque al di là di tutto si può parlare anche solo di amore e avere una certa importanza. Lui lo fa con veramente uno stile unico, con delle parole molto pesate e con un rispetto per i sentimenti fuori dal comune. La seconda sera invece c'è Filippo Graziani, che è un mio omologo, che sarà qua anche lui Domani. domani. E faremo uno spettacolo però insieme che si chiama Il pescatore pigro, l'abbiamo chiamato così. E la terza sera c'è Andrea Mingardi e Federico Sirianni che c'è stato ieri. E quindi io direi che è veramente un bel parterre, no? Come si dice in francese. Io sono molto contento di tutto e quindi spero che vada bene anche per la gente. Invece, per quanto riguarda i tuoi progetti personali, sei sempre in tour, giri l'Italia, ormai macini chilometri. Cosa ti aspetta nei prossimi mesi dopo questo grosso impegno del premio? Che bella domanda, non lo so, non ne ho idea. Lavoriamo tantissimo, io sono fuori casa da 2 settimane, domani ho 2 concerti, uno al pomeriggio e uno alla sera. Vediamo. Io da parte sono una cinquantina di canzoni, mi piacerebbe uscire con un album nuovo, vediamo la modalità, ecco, perché mi piacerebbe anche magari qualche collaborazione di qualche amico, collega. È ancora tutto in divenire, però rispetto alla prossima primavera faremo qualcosa sicuramente. Si naviga a vista, però Certo. sempre con grandi sogni. E invece, siccome tutti ti chiedono sicuramente di tuo papà, ricordi, eccetera, aneddoti, però una canzone non di tuo papà, di qualcuno
che amavate entrambi, che magari condividevate durante i viaggi, durante le vacanze. Qual era un brano che vi accompagnava? Times They Are Changing di Bob Dylan. È un pezzo veramente unico, fortissimo. E mi ricordo che lo cantavamo insieme e lui ricordava, non sapeva l'inglese, ricordava tutte le parole. È un pezzo veramente storico e Bob Dylan è stato il faro di tutti quanti noi e lo è ancora. Che meraviglia, grazie mille. Grazie, grazie mille Alberto per la tua testimonianza, il tuo racconto e il tuo tempo. Grazie. Buon premio, buona serata. Ciao.